Seconda giornata Super Cup. Boca Junior contro... Che è successo? Sporting Vaticano. 4-1 il risultato. Cecere. Callabate, merda. Catone interviene sul pallone. È uscito Teti nel primo tempo, è fortunato. Comunque, ancora Cecere. Per Nakaroma! Troppo lungo il pallone, finisce sul fondo, ma ancora Boca Junior pericoloso in avanti. Il 4-1 è un... Cosa? Lanzillo. Lanzillo porta ancora palla in avanti, cerca il movimento da parte di qualche compagno di squadra, arriva da parte di Garofalo che poi fortunatamente impatta col pallone, mantiene il possesso, ancora Scala. Scala cerca di girarsi, infine subisce fallo. Quasi, un po' si mischiano per ogni torneo. Sì, Garofalo, Catone, Scala, Carlo Coppola, Teti si è fatto male. E Lanzillo è nuovo, poi ci sta pure Colella che era pure lui White Lion. Sì, sì, comunque sì. Scala sul pallone. Chiama la distanza. 4-1 per il Boca Junior. Sì. La lunga rincorsa di Scala nel tentativo di accorciare le distanze, naturalmente a inizio secondo tempo sarebbe un'ottima notizia per questi Sporting Vaticano che cercano la risalita. Scala, il tiro, la deviazione, poi una serie di rimpalli infine favoriscono il portiere il Boca Junior che cerca Cecere subito in avanti, poi Garofalo riesce a impattare nel pallone, fortunatamente i Boca perdono il possesso, poi lo riguadagnano in fallo laterale. Permette così la respirata generale da parte di tutti. Nakaroma commette fallo questa volta secondo l'arbitro. Garofalo. Carlo Coppola, il passaggio lunghissimo. Il portiere impatta benissimo, poi serve ancora Cecere. Infine Carlo Coppola interviene sul pallone. Scala mantiene il possesso. Scala ancora cerca il movimento da parte di qualcuno, infine sbaglia il passaggio. Palla in avanti a cercare Lanzillo, troppo lungo, il portiere è costretto a deviare in calcio d'angolo. Lanzillo, palla al centro, Colella, lo stop, si allunga troppo il pallone, poi di punta secca infila così il portiere, grandissimo il gol di Luigi Colella. Parte il risultato quindi sul 4-2. Iniziano bene questo secondo tempo gli Sporting Vaticano. Si chiama ancora qualche ultima azione. Cecere, il tiro da lontanissimo, la deviazione di Catone in calcio d'angolo. Sì. 4 minuti, da. Finisce direttamente sul fondo, chiamo qui collegamento.